Benvenuti a questa nuova edizione del nostro videogiornale, le notizie di oggi. Sant'Orso, coronavirus, fase 2, lunedì 27 di aprile, diretta Facebook per capire come riparte l'Alto Vicentino. Dalle ore 20:30, videoconferenza col sindaco di Schio Walter Orsi, il presidente dei sindaci del distretto 2 dell'ULS Pedemontana, Franco Balzi, il presidente del mandamento di Confindustria, Pietro Sottoriva, quella di CNA Veneto Ovest, Cinzia Fabris, e il presidente del mandamento Ascom di Tiene, Vittorio Santa Caterina, intervistati dalla nostra direttrice Maria Grazia Bonollo e moderati dall'editore dell'Eco Vicentino, Corrado Puzzer. Per l'Eco Nazionale, sport, calcio, contagi in Serie A dopo il ritorno in campo, l'avvocato Falasca spiega quanto rischiano i club. I dubbi e le perplessità su una possibile ripresa del campionato di calcio di Serie A non mancano, anzi è materia che interessa e continua a far discutere i giocatori, i club, i medici, la Lega, la Federazione, il governo e i tifosi, a quanto pare più contrariati che favorevoli alla ripartenza del campionato di calcio di Serie A. Passiamo all'economia. Per il ministro dell'economia non c'è alcun rischio Italia e il governo cancella l'IVA sui DPI. Non c'è alcun rischio Italia, secondo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che è tornato sulle difficoltà economiche provocate dall'epidemia di coronavirus. Siamo di fronte a uno shock economico molto pesante, ma è uno shock temporaneo. Per la cronaca, coronavirus Arcuri, del 4 maggio test sierologici e un prezzo massimo sulle mascherine. Ancora troppi morti per coronavirus, altri 415 nella giornata di ieri, in un solo giorno con Lombardia e il Piemonte che registrano più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia. Tuttavia, la prima volta dall'inizio dell'emergenza diminuiscono le persone che sono in quarantena, di 82. Chiudiamo con la cronaca dagli esteri, sempre parlando di coronavirus nel mondo, quasi 200.000 i morti in Belgio, studio sull'immunità della popolazione. Si aggrava a livello mondiale il bilancio delle vittime del coronavirus, i morti si avviano verso quota 200.000. Per oggi con questo è tutto, la redazione dell'Eco Vicentino vi dà appuntamento alla prossima edizione.